Allora, scusa. Oh, Raiva e Roma. Cazzo. Male, è rosa nera, giusto? Come no, qual è? Dove sono le skin di rosa? Dove sono le skin di rosa? Vabbè. Ma c'è il mio soccorso. Qui ci sono le skin di rosa, quindi chi sarà? Questa? Non si può dire, non diciamo. Allora comunque qua, cosa è successo lì? Povero lui. Bellissima questa. Era proprio, era evitabile. Direi che vai. Oh, adesso da stare in giro. No, caccia via il numero. Combo strano, vedi, bella di fuori. Qua c'è una vetta per bene il lume. Io non so come commentare. Questo per Pigina e Rosalina non so mai. Stranissimo. Ok? Io non comba, peccato. Sì, sicuro sarei morto io. Okay. È morto così? Wow. Che sparca senza niente, è morto. Ha tankato col down beat sul play. Ok, c'è abbastanza lì. Kazuya Mishima wins. Io lascio una prima. Ciao, che siamo. Hello, tanto from il Jojo. Kazuya, Kalina e Roma. Noi siamo 1-0, ho visto la fine del game.
perché Jeff Barella manco ha iniziato a giocare. 3, 2, 1, go! Guarda un po' se stai giocando, eh. Quando le fai evito di è un giocatore incredibile, è un giocatore molto bravo. Ora ce lo dimostrerà perché la prima è 0
da punizione da solo è più difficile come gli 8 frame dove parte la moto è uccide, vabbè che era 200 e passa. Quando Wolf da un troll se fai la DI proprio che vai dall'altra parte a 200 potrebbe uccidere. No, no, non c'è più, serve la tua, no, non c'è, c'è questo, però lo so fare cambiare i tassetti, mamma mia, sto mouse quanto è sensibile. Ah, start battle. No, no, ce l'ho su un nuovo video. Update, vediamo anche io. Stop battle! Non ti vado con il mio mouse ne ha 400 di media e questo vuol dire che non si muove. One, go! Per andare a allora calcio di calcio. No. Spike addirittura, viene spikeato. Col day. Oh, oh, no! Proprio spike. E forse sono abituato perché a vedere la spike, ma con il colpo di Favilloso. No, che lo manda via. Esatto. Quindi vedo quella mossa, faccio, ah, perché non spike mai? Perché effettivamente c'è il luogo. C'è un luma veramente forte. Il miglior companion del gioco. Riappare dopo 20 secondi dopo che lo uccide. Stop battle! Più facile da controllare rispetto a gli Ace Climbers. 3, 2, 1, go! Parte con l'Electric, ma non c'è forse di averlo. Era qui quello.
ricordo di averla sentita. Mi ricordo di averla sentita una volta e ero a casa e sono morto perché mi faceva troppo. Non è verde. Copyright. Anche per c'è un meme. Diciamo per fare contro di lui, anche questo è un vantaggio alla rage che ha usato, bravo il tuo a bloccare e a smettere Frodo con il tuo soprattutto con la mia penso renda tutto safe un po' al comunque che dice ok, mi manderanno lontano, mi manno questo però da partito ma non anche da lontano come dato quando fa in equip in un po' più no anche poi la non la lontana la minima idea di come si piace soprattutto quello non vogliamo fare magari questo è attento è l'unica cosa possibile si sente qualcosa meglio io non so nulla non voglio toccare nulla sente meglio tanto qui è Iven pensavo resettasse sulla piattaforma ma abbattere il gioco? Bella domanda questo? Adesso? È un po' più basso siamo persi la fine del game ho visto solo l'app smash che non so con cosa abbia connesso game 5 2 che non so se ho abbassato l'audio del gioco è una grandissima bella domanda, ma io non so streamare, non ho mai streamato, quindi non so come funziona tutta sta roba. Amir Sweep? Sì, vero. Forse, vediamo se... Vediamo se... Clutch Mao. Sarà brutto in qualsiasi modo uno lo dice. Clutch Brew. 3, 2, 1, go! Siamo tornati su un battlefield dove Amir aveva perso anche un canale. No, bella la roll di Figgy. Bella roll. E parla ormai su Grav, Nerner, la pair. Ah sì, stavo dicendo prima che è tornato Mizu su battlefield dove prima aveva vinto il game 3 se non erro. Abbastanza in modo convincente soprattutto grazie alla testa piatta riusciva a fare meglio gli affair quindi cioè poter arrivare sulla terra avere un unico salto per cercare di prendere a me per inseguirlo in aria qui invece accadono cose con le proprietà dell'audio non vedo Amir colpisce ha fatto un electric e nel fair mi ha mandato di là dal jab di Luma dovrebbe essere meglio adesso facciamo sempre queste posizioni di spavillo, dello spavillotto di Luma lo sa proprio controllare sembra quasi che abbia due controller a volte per come lo posiziona bene si vede che si allena downer prende il tower bello stalling di Amir perché non doveva restare e non mi ero accorto che avesse finito tutte le altre mosse per tornare per me era un bello stalling più avendo colpito Izu l'aveva anche portato fuori posizione credo sì però aveva finito tutte le altre risorse quindi non era Perry Eftit bello se immagino se l'Eftit è normale quello ahahahah
La birra si lamenta del suo personaggio pagato. Elettri contro lo spago spavillotto. Malmena lo spavillotto. Tenta di avvicinarsi, lo sbaglia. Sempre lì questo spavillotto, sempre lì. Pronto a difendere la propria... Non mi ricordo personaggio sia spavillotto nella lore di Mario, quindi non lo dirò. 40 danni, bella presa, che non mi ricordo manco quella come si chiama, ma non importa. Ecco, inizia con due dash attack. Questo è un buon modo per approcciare il dash attack, essendo una buona bat option. Se non riesci a passare oltre lo spavillotto, non neanche con l'elettrica, è un buon modo per passare. Luma è morto. È un buon momento. Ho visto, stava partendo il pugno, non l'electric, non l'electric finto, ma quella del dragon. Ok, sì, dragonato. Stavo per ricordare. Poi è tornato lo spavillotto. Ma mirlo. Intanto il luma cade e muore anche. Attenzione, attenzione. E even, alla fine 24 di percentuale, sì, non sono troppi. Game 5, ultima stock e sbaglia. Viene lanciato di sotto. Forse non avrebbe funzionato perché Izzo ha fatto il get up attack. Non so se quella mossa è invincibile. Ah, è anche quella, c'ha armor, barra invincibile, perfetto. Avrei dovuto effettivamente pensarci, dire, e beh. E beh. Come si chiama sta host? Non so idea, anche perché non la sento. Danni, danni, mette i danni. 30 danni di attimo. Non penso. No, no, fa la roll per qualche motivo. Morto. Ner. No, è morto, sì. Finisce così. 3-2 in questa maniera. È una cosa che non volevo dire prima, visto che Amir ci avrebbe sentito, ma non ha mai gestito il Luma. Non ha mai...